considerazioni. Innanzitutto, come ho detto prima, il consigliere Scioscia indica per l'assenza, poi devo leggere la comunicazione che mi ha due comunicazioni che mi sono pervenute dal Partito Democratico, che in sintesi comunicano di essersi federati, il Partito Socialista e il Partito Socialista, e che pertanto comunicano che il loro rappresentante in seno al Consiglio Comunale è il consigliere Aurelio Ciro. Poi un altro, mi scuso ancora, prima dell'inizio dei lavori io ho fatto intesa con il segretario Comunque la seconda, io sto chiedendo, voglio dire, no, le regole di comunicazione, diciamo,
risposta federativo che meglio affronti le problematiche attinenti la città. L'intesa raggiunta prevede la realizzazione di iniziative comuni da intraprendere sul territorio e l'affidamento al consigliere Aurelio Ruggero della rappresentanza di Consiglio Comunale della neocostituita federazione. Quest'ultimo pertanto sin da subito sarà l'unico rappresentante istituzionale dei due partiti di riferimento in seno a noi. Sono due cose che si integrano. Prego consigliere Ruggero, poi consigliere Forte. Allora, senza entrare in polemica, voglio dire, su queste sono sulle comunicazioni che i colleghi hanno chiesto. Senza entrare in polemiche inutili, stile, misteri che non ci riguardano, e personalmente non mi riguardano, intervengo per fare solo alcune precisazioni. Nello spirito di collaborazione che ha da sempre contraddistinto il rapporto tra il Partito Democratico e il Partito Socialista Italiano, constatata l'assoluta convergenza di obiettivi programmatici finalizzati al raggiungimento del bene comune, le segreterie locali del Partito Democratico e del Partito Socialista Italiano hanno convenuto di dar luogo ad un patto federativo che avesse concretezza immediata in metastasi. Le stesse segreterie hanno inoltre convenuto che a rappresentare da subito questa nuova realtà sia il sottoscritto e sin da oggi interverrà in nome e per conto di questa nuova intesa locale. Resta però chiaro che da parte mia e da parte del mio partito non vi è stata mai nessuna intenzione di prevaricare i diritti di rappresentanza esercitabili da altri. È invece per l'intenzione di continuare un percorso appena iniziato nel rispetto di tutti coloro che fino ad oggi hanno rappresentato e rappresenteranno sia il Partito Democratico che il Partito Socialista Italiano. Grazie. Consigliere Porto, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, signor Assessore, signor Segretario Federale, signori consiglieri, prendo qualche minuto in più rispetto al collega Ruggero. Signor Presidente, vorrei innanzitutto sapere se in allegato alla nota prevista vi è l'atto col quale il comitato di garanzia del PD provinciale ha decretato l'esercizio da parte. No, allora consigliere Forte, non c'è nulla di quello che c'è e ciò che ho letto. Visto che la luce che mi ha detto dice che sono stato riferito ai colleghi dei garanti per eventuale discussione da parte, da quello che la direzione provinciale o lei avesse chiesto prima di leggere alla direzione provinciale se mi fosse fatto la mia esclusiva. Allora, prendo atto che trattasi di una luce inutile che evidenzia l'incompetenza di chi l'ha partorita e la superficialità di chi l'ha ritenuta di leggerla in questa sede, in quanto innanzitutto doveva convocare prima di questo consiglio l'ufficio di presidente per mettere a conoscenza dei vicepresidenti delle varie comunicazioni pervenute di cui io faccio parte. E questa lei, signor Presidente, la convocazione prima dei consigli comunali di convocare l'ufficio di consiglio di una volta, tranne una volta, in 24 ore e 5 ore. E che ritengo fortemente lesiva della dignità del sottoscritto, anche in considerazione di quanto parte del partito e per il partito in tanti anni di militanza. Diffido formalmente chiunque a militare qualità relativa a questa purtroppo intenzione chiesa. Premesso che non mi lascio rappresentare, né faccio rappresentare il PD da persone non del PD e nemmeno dal collega consigliere Ruggero del PD, salvo che lo stesso
Se poi le segreterie appartenenti e presidi Lucia si sono federate, costituendo di fatto un nuovo soggetto politico e quindi automaticamente fuori dal PD e dal PSI. In questo caso è legittimo che il consigliere Lucia rappresenti questo nuovo soggetto politico insieme al consigliere comunale, ma non il PD. Premetto inoltre che essendo un dirigente del Partito Democratico di Lucia, mai sono stato convocato e come me molti altri dirigenti in un direttivo che sancisse questa presunta federazione di partiti. E quindi se tale decisione c'è stata, è stata partorita da una sparuta ignoranza della dirigenza e pertanto non ha alcuna valenza. L'Italia dice che anche la federazione provinciale di Roma, che si è premurata di richiamare, il segretario della sezione di Lucia, rammentandogli che le decisioni di partito vengono prese alla presenza di tutta la dirigenza, o quantomeno che tutta la dirigenza venga convocata e portata a coscienza dei dirigenti l'oggetto dell'ordine del giorno, cosa mai avvenuta, né in questa occasione né in altre 21 occasioni, se ce ne sono state, a partire dagli inizi di marzo scorso. Ci devo precisare e sottolineare con forza che il sottoscritto è l'unico legittimo rappresentante del PD insieme al resto consiglio comunale, in quanto iscritto al PD e eletto nella lista del PD è voluto dagli elettori del PD e non darà certamente il dimenarsi di qualche eterno secondo che non di qualche eterno secondo in cerca di un ruolo di prima donna camminare il mio legittimo ruolo di consiglio comunale e all'interno del partito. A questo punto mi viene spontanea una battuta. Vuoi vedere che alle prossime elezioni comunali il PD di Lucia vorrà farsi rappresentare da qualche consigliere o ex consigliere? Ripeto, non sono una battuta. Tornando alla questione d'oggetto, si vocifera che la segreteria del PD di Lucia abbia avanzato richiesta della mia espulsione dal partito al comitato provinciale di Galizia, ma il sottoscritto non è stato mai informato dell'eventuale apertura di discussione per un eventuale provvedimento disciplinare nei miei confronti entro i 7 giorni come previsto dallo statuto e dal regolamento. Eppure sono passati parecchi 7 giorni. D'altronde non capisco a che titolo si dovrebbe procedere ad una mia espulsione, tenuto conto che ho sempre rispettato scrupolosamente sia lo statuto che il codice. Non mi è stato possibile seguire la strategia o linea politica del Partito Comunista per il semplice fatto che non c'è, o quantomeno non è mai stata esibita né resa pubblica, e potrei forse essere appannato del segretario e dei suoi pochini. Relativamente alla mia nomina a presidente della Commissione Urbanistica, che spontaneamente i consiglieri di maggioranza hanno inteso affidarmi, come da statuto e codice etico,
chiedendo a ciò di consapevole collaborazione della federazione provinciale. Ritengo con forte convinzione che la mia nomina a presidente della commissione urbanistica sarebbe dovuta essere recepita dal mio partito in modo positivo, perché pone in evidenza il riconoscimento della serietà, scrupolosità, competenza e determinazione sempre profusa della mia persona nell'ambito della commissione urbanistica e nell'assise comunale. Cosa che onora e onora il partito che appartiene. Sicuramente ritengo che la mia nomina al presidente della commissione urbanistica vi siano ottime probabilità di giungere alla tanta agognata adozione del voto, che sicuramente darebbe a me e al mio partito la soddisfazione di dimostrare la capacità e volontà, quando si è coinvolti, di adoperarci per la soluzione dei problemi della città e per la città. Non a caso, il segretario provinciale del partito, dottor Paolo Campo, ha esortato l'intera dirigenza del partito Lucerino a concentrarsi, non a fare piccoli commenti sempre di noi, a concentrarsi sui problemi della città e dei cittadini, al fine di poter migliorare i pessimi risultati elettorali conseguiti 4 anni fa, rimarcando altresì il rispetto degli organismi dirigenziali del circolo di Lucera, tutti pienamente legittimati ad operare fino al prossimo congresso. Ma a quanto pare il segretario Lucerino, sordo a queste esortazioni, continua a ritenere legittimato ad operare di solo il gruppo facente capo alla sua persona. Chiudo ribadendo che l'unico rappresentante del partito in questa assise è il sottoscritto, in quanto legittimato dall'elettorato.